Ragazzi, 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 21 aprile. Allora, volevo dirvi che questa settimana, scusate se il vento disturberà la mia voce, che questa settimana non riuscirò a registrare il video della playlist Registrare la batteria da zero, perché praticamente questa settimana mi si sono incasinate un po' le faccende. Scusate il vento, spero che si senta qualcosa, poi controllo. E quindi farò un vlog dove vi racconterò qualche news che accadrà fra qualche giorno, che comprenderà anche la realizzazione di nuovi video. Ok, tra le tante cose che si sono ammucchiate questa settimana da fare, praticamente è successo che alcuni lavori che di solito finisco intorno al 22-24 del mese, questa volta si sono un po' posticipati perché ci sono stati dei ritardi di consegne varie, e quindi questa settimana devo fare il lavoro che di solito faccio in 2 settimane, e devo praticamente andare a ritagliarmi tutto il tempo a disposizione per concentrarmi solo su quella faccenda là. Poi è successo che al mio cagnolone, Roy, fatti vedere, ok, bravo, è successo che gli sono uscite 2 feritine sulle punte delle orecchie, che ha già da tempo che io le stavo curando, solo che le cure non hanno molto effetto, e quindi devo portare anche il cane al veterinario, e quindi altro tempo che se ne va. Sembra poco, ma 2 ore per me sono tante in questo periodo, quindi già 2 ore tolte dal mio tempo libero, che andrei magari ad investire per YouTube e per altre cose, non ce l'ho più, e quindi anche questa è un casino. Poi è successo anche che domani devo andare dalla dottoressa per motivi personali, quindi tante cose che si sono intrecciate male, e quindi non ho tempo di fare questo video. Poi venerdì arriverà in studio il magico Stefano Rutolini per registrare un nuovo video con la batteria, insieme ad un amico, Matteo, se non erro, Matteo, che suona la chitarra, quindi faranno una sorta di cover con il classico video diviso in 2 parti, chitarra e batteria. Faremo delle belle riprese, registreremo un buon audio, poi farò il montaggio e poi magari condividerò il video che pubblicherà Stefano insieme a Matteo. Queste sono alcune cosette che dovrò fare questa settimana, e poi vi racconterò delle news che fra poco arriveranno per quanto riguarda nuovi video qui sul canale. Allora, quali sono queste famose news che arriveranno? Praticamente il grande Sergio Giovagnola, il titolare della Sempiternus Snare Drum e il costruttore, se così vogliamo chiamarlo, dei fantastici rullanti Sempiternus, mi ha consegnato un nuovo rullante, un nuovo modello che ha la caratteristica, udite udite, di essere fabbricato in plexiglass. Ok, quindi ho questo rullante in casa, ragazzi, è una figata pazzesca, è veramente molto molto bello. Presto lo testerò, farò il video. Stasera dovrò sentirmi insieme a Sergio per definire alcune cosette riguardo al video che andrò a fare, quindi mi informerò bene su tutte le varie caratteristiche del rullo, e entro questa settimana penso di registrare, poi penso durante la prossima, massimo fra 2 settimane, di pubblicare il video, ma comunque poi mi accorderò con Sergio per la pubblicazione.
pubblicazione, per la data di pubblicazione. L'altra news riguarda la band di Pop Sound, per la quale io lavoro come fonico, tecnico, eccetera eccetera. Praticamente il 1° maggio è uscita fuori una serata, non si può chiamare serata perché non è di sera, quindi è uscita fuori una data. Suoneranno in un locale all'aperto, in un ampio giardino di pomeriggio, e ci sarà una bella festicciola, e quindi sarà un pomeriggio secondo me molto molto bello, dato che è da una vita ormai che non si esce più a fare una serata in giro, anzi più che serata, una data. E va bene. Poi per quanto riguarda il coprifuoco, ragazzi, non si sa qua quando lo toglieranno, ma secondo me devono seriamente pensare di toglierlo, perché qua ci sono voci sotto pelle che indicano che la gente si è veramente rotta tanto le quelle là. Va bene, a presto, ciao.